Ciao amici di Cranio Creations, siamo qui a Modena Play con una nuova intervista. Abbiamo con noi Nestore Mangone. Ciao Nestore, ciao. Grazie per essere venuto qui stasera. Allora, ci vuoi raccontare tu un po' cosa fai, chi sei, per chi ancora non ti conoscesse? Sì, allora io sono Nestore Mangone, sono un autore, edito diversi giochi alle spalle e da 6 mesi circa faccio questo come lavoro. Ottimo. Diciamo, è la mia unica occupazione attualmente. E come è stato il passaggio? Come sei riuscito a farlo diventare la tua vita, insomma? Diciamo che è stata un'occasione in cui ho trovato, diciamo, le condizioni giuste per iniziare a farlo. Soprattutto sulla scia di Newton, il nuovo gioco, che mi ha dato quella voglia di continuare e la speranza di riuscire a fare bene altrettanto, se non meglio, insomma, di quello che poi è stato il risultato. Infatti c'è stata questa collaborazione con Cranio l'anno scorso con Newton, che hai creato insieme a Simone Luciani, che è stato uno dei nostri successi dell'anno scorso, comunque è stato molto apprezzato, ce l'abbiamo ovviamente anche qui in fiera se volete venirlo a vedere e a provare. L'idea di Newton, l'incontro con Simone, come è nato tutto il progetto? Allora, con Simone è stato, diciamo, un momento fortunato, perché oltre al game design ciò che ci appassionava era la storia della scienza. Uh-huh. È un argomento che io apprezzo tanto per vari motivi. Non ero mai riuscito a fare un gioco sulla scienza, anche se il gioco precedente, Expo 1906, parlava dell'esposizione mondiale del 1906 appunto. E diciamo, avevo sfiorato quello che era il mio interesse, che era quello di parlare e portare sotto i riflettori la bellezza della scienza e del percorso che parte da un'intuizione fino a una teoria o fino a scoprire delle cose che ci circondano, che ci hanno sempre circondato, ma che prima non riuscivamo a darle una forma, un nome. E quindi avevo creato questo gioco e successivamente, durante il viaggio, abbiamo un annuncio in corso che ci disturba. Andiamo. Ok. Durante una delle DAG di Torino di qualche anno fa, ho fatto provare il gioco a Simone, che gli è piaciuto molto. Abbiamo finito la partita, di solito in queste occasioni si fanno uno o due turni, mm-hmm, poi si passa avanti, e il gioco mi è piaciuto molto per la sua struttura molto solida e la semplicità delle meccaniche, però ha deciso che l'avrebbe pubblicato però mettendoci anche del suo. Okay. Quindi ha voluto contribuire, ha messo tutta una parte, alcune sue meccaniche, l'ha modellato in maniera che fosse pubblicabile. Perciò alla fine abbiamo deciso che era il caso di di fare un lavoro di coautoraggio. Ed è stata un'esperienza molto interessante, perché poi Simone è straordinario nella sua linearità nel risolvere i problemi, quindi ho imparato molto da questa collaborazione. Noi lo conosciamo bene, ovviamente, Simone. E invece tu hai altri progetti in corso? Stai lavorando su qualcos'altro di tuo? Sì, già questa fiera ho avuto alcuni incontri con degli editori su nuovi progetti. Un nuovo gioco sempre sulla scienza, sullo scienziato. E invece altre cose un po' più divertenti, diciamo, con tematiche un po' più leggere. Perché non avevo mai affrontato per esempio il fantasy, che è una mia grande passione, ma non avevo mai trovato l'occasione. Adesso sto facendo un gioco un gioco fantasy con le miniature, i pupazzetti che combattono, ed era il mio grande sogno da sempre. Cambi un po', sì, un po' strada. Sì. Ma mi stai parlando molto di tematiche, quindi perché a te piace partire da quello o lavorare su quello? Allora, sì, fondamentalmente no, io parto sempre dalle meccaniche. Ok. Però diciamo, io ho una libreria di tematiche e una libreria di meccaniche. Okay. E cerco di farle combaciare. Okay. Io adoro le meccaniche, per me la cosa più bella in un gioco è trovare una meccanica pulita che faccia girare il gioco e lo faccia funzionare, che sia immediata sia nel gioco complesso che nel gioco semplice. Però ho anche molto spesso
voglia di guardare sul tavolo delle rappresentazioni che mi appassionano, quindi la scienza in un caso, ma anche il fantasy, che poi sono due aspetti completamente opposti, però... Sono due passioni. Yes. Comunque è bello che si uniscano, quindi tematica e meccanica, sì, nel progetto finale. Ma dei tuoi progetti ci sono dei prototipi in giro, in fiera, o hai solo avuto dei contatti commerciali? Ho portato i miei prototipi, li ho fatti giocare, okay, e poi ho avuto anche degli incontri commerciali, perché a settembre uscirà il mio prossimo gioco, quindi siamo anche da un punto di vista organizzativo con gli editori, quindi insomma ci sono tante cose in corso, in vari stadi. Quindi comunque Modena Play immagino per te sia un appuntamento imprescindibile. Ti troviamo tutti gli anni. Sì, per me i DLG e Modena Play sono la mia seconda casa, per me. Poi quando sono qui io sono felice. Lo siamo tutti. Quest'anno poi noi in particolar modo, perché abbiamo questo anniversario, stiamo incontrando e reincontrando tanti amici che abbiamo conosciuto in questi anni. Ti ringrazio, non ti rubo altro tempo e niente, salutiamo tutti quelli che ci guardano e buona Ciao. Play! Ciao!